canto d'ingresso faremo l'inno a San Giovanni e le Mosiniere, la nuova versione. Numero 79 a pagina 33. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Come gli Apostoli, anche noi questa sera siamo stati chiamati a salire sul monte dove il Signore ci benedice, ci affida il messaggio, lascia questa terra, ma per restare in una forma diversa nel nostro cuore, in mezzo a noi, nelle nostre chiese. E stasera siamo noi fortunati ad incontrare il Signore, lasciarci benedire e sentire che continua ad avere fiducia in noi. Chiediamo perdono dei nostri peccati se lo abbiamo deluso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa,
e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
preghiamo. Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra, sotto gli occhi degli apostoli. Donaci, secondo la sua promessa, di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con lui in cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi, invece, tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirà il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché è terribile il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io prigioniero a motivo del Signore vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace.
un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Ringrazio Don Totò e saluto i confratelli, parroci, sacerdoti che partecipano insieme a noi alla celebrazione per avermi invitato a stare con voi questa sera a festeggiare
a dare lode al Signore per la devozione, la protezione di San Giovanni Lemosiniere. Saluto il Vice Sindaco, tutte le autorità civili e militari, l'amministrazione, il Comitato delle Feste, le confraternite, i priori. Saluto anche gli scout, al servizio d'ordine, al coro, a ciascuno di voi. È bello stasera, ecco, quasi rivivere, perché per me è questo, rivivere quando le reliquie di San Giovanni sono venute e hanno sostato qui in questa nostra chiesa, questa nostra terra, proprio come auspicio per portare la benedizione del Signore. E questa sera noi non possiamo offrire a San Giovanni, come ogni anno, gli altri anni, una festa con l'apparato esterno, con tutte le manifestazioni di festa, no, del nostro popolo, però possiamo offrire a San Giovanni la nostra preghiera, il nostro cuore, la sincerità della nostra devozione. E io direi proprio, può darsi che anche a Casarano questa festa stia passando inosservata, non essendoci questo apparato, no, di festa, però so che nelle comunità c'è stata una preparazione, una settimana di riflessione, di preghiera, e c'è stato proprio il miracolo della carità. Cioè il Signore che ha attratto, no, le nostre famiglie proprio per dire non possiamo, non è festa se noi non partecipiamo qualcosa di nostro a chi ha più bisogno. Il miracolo della carità. E credo che questo sia anche il miracolo che quest'anno San Giovanni ha ripetuto in mezzo a noi. È un'occasione per rinnovare la nostra fede, è un'occasione soprattutto perché attratti dalla festa di San Giovanni noi ci troviamo invece a celebrare una solennità, la solennità dell'ascensione, e quella solennità è una cerniera, no, tra la vita sulla terra di Gesù e la vita in cielo, tra la sua vita così tangibile in mezzo alle case, al popolo ebreo, e la sua presenza ormai universale, su tutti i luoghi della terra. Lui è presente nell'Eucarestia, è presente nella parola che abbiamo ascoltato, è presente nel volto del nostro fratello. In questo tempo pasquale abbiamo avuto quasi, no, una formazione, proprio che il Signore domenica dopo domenica ci ha abituati a sentire la sua presenza in mezzo a noi. E questo ci spiega il perché anche gli apostoli, qualche tempo prima della sua passione, Gesù aveva annunciato: vedete, noi saliamo a Gerusalemme e lì succederà qualcosa di particolare, il figlio dell'uomo, no, verrà preso, catturato, schiaffeggiato, ucciso, però il terzo giorno risorgerà. E gli apostoli erano rimasti turbati, non avevano capito quel terzo giorno, si erano fermati probabilmente sull'aspetto più umano, la morte in croce. Gesù aveva detto anche un'altra volta: guardate che io sto ancora un poco con voi, poi me ne vado. Dove vado io voi non potete venire adesso, verrete dopo, io vado a preparare un posto per voi. E gli apostoli anche lì erano rimasti turbati: come faremo senza di te? Quasi volevano trattenere Gesù, come se la sua presenza visibile nel suo corpo dovesse essere perpetua, permanente. Ed erano tristi. Non capivano, non comprendevano. Invece stasera il Vangelo e anche la lettura degli Atti degli Apostoli ci hanno detto che gli apostoli tornarono dopo che Gesù era partito, li aveva benedetti e lo vedono salire in cielo, tornano nel cenacolo pieni di gioia. E avevano una forza interiore, un bisogno di raccontare, di testimoniare, avevano una gioia che traspariva dal loro volto. E questa forza non derivava dalle loro capacità, perché erano sempre gli stessi. Avevano avuto solo la gioia di poter stare insieme con il Signore 3 anni. Un giorno Gesù li aveva chiamati, li aveva scelti non perché avevano qualità straordinarie, perché li aveva scelti secondo il suo beneplacito, il suo piacere, ed erano stati accanto a Gesù per 3 anni, avevano respirato la sua aria, il suo stile di vita, avevano gustato la sua amicizia, erano stati destinatari delle sue confidenze, ma avevano anche sperimentato il fallimento, perché ci sono momenti in cui non l'hanno capito, alcuni se ne sono andati, e nel momento della passione hanno davvero vissuto il fallimento, lo hanno abbandonato.
e questa ferita rimarrà sempre nel loro cuore. Non erano degni di fiducia. Eppure che cosa accade? Che Gesù proprio a queste persone fragili, incapaci come noi di portare un messaggio, il Signore appare, li perdona e esprime ancora tanta fiducia e affida loro la cosa più bella sulla terra. Questo portare la fede, salvare le anime, continuare a fare ciò che Lui ha fatto. È molto bella questa immagine stasera perché ci incoraggia, ci riempie di speranza, oltre alla speranza che noi non siamo perpetui sulla terra, che un giorno moriremo e che per noi il Signore ha preparato un posto e che per salire, per trovare questo posto, noi ce lo dobbiamo anche in qualche modo guadagnare e sappiamo anche la strada, come guadagnarci questo posto, provare in qualche modo se riusciamo, ma almeno desiderare di imitare Gesù, di essere un po' come Lui, di prendere qualche pagina, qualche frase del Vangelo e dire: ma questa fa per me, qui io potrei davvero provare a identificarmi con Gesù. E questa è la strada. E allora la speranza che la nostra vita continua in cielo, la speranza che i nostri cari non ci hanno delusi, che come San Giovanni continua a essere presente in mezzo a noi, pur essendo vissuto 500 anni fa, cioè 1000 anni fa, 2000, 1005. Ecco, anche noi un giorno staremo per sempre con il Signore. La speranza del cielo, il desiderio di stare con il Signore. Però questa speranza c'è in coloro che sulla terra hanno imparato ad amare il Signore. Cioè due persone che si amano vogliono stare sempre insieme. E se noi amiamo il Signore, siamo innamorati come gli apostoli del Signore, desidereremo stare con Lui in cielo. Allora aspettiamo quel giorno, lo attendiamo, ci prepariamo. E già oggi, per esempio stasera, stando qui accanto, attorno all'altare, a contatto con Gesù, noi stiamo sperimentando il paradiso. Anche noi stasera, uscendo da questa chiesa, dovremo avere il cuore che scoppia di gioia. E dovremo tornare a casa come gli apostoli sono tornati nella vita quotidiana per portare un messaggio, una notizia. In fondo questa è stata l'esperienza di San Giovanni Elemosiniere. Cioè una persona come noi, con tutti i difetti, con tutte le incapacità che abbiamo noi, le fragilità, chissà quanto ha sofferto, la fatica solamente a capire la volontà di Dio e i suoi tentativi, prima attraverso il matrimonio, poi attraverso la paternità, poi la sofferenza di restare vedovo, di restare la morte dei figli. Cioè sono dolori che lui ha vissuto, sofferenze, la fatica, ma aveva come gli apostoli un segreto. Quell'amicizia con Gesù lo ha sostenuto anche nei momenti più difficili della sua vita, come del resto gli apostoli. Dicevo prima, non erano bravi per annunciare, per continuare la missione di Gesù, però erano innamorati di Gesù, potevano contare sull'amicizia di Gesù. E noi sappiamo che appunto proprio per questa amicizia, per la trasparenza, per la gioia che lasciava trasparire questo fratello, lo scelgono come presbitero, come anziano, come custode della comunità, come modello. E quello che lui aveva fatto nella sua vita, anche da laico, dedicarsi agli altri, non pensare sempre a se stesso, non mettersi al centro, non fare tragedie davanti alle sofferenze della vita, sapere accogliere come la croce con la volontà di Dio, ecco, lo scelgono per essere vescovo e continua a fare ciò che ha sempre fatto, solo che la sua autorità permette un influsso più grande. Allora bonifica tutta la città di Gerusalemme, la riempie di centri di ascolto, diremo noi, di caritas, cioè di quei luoghi dove si ascoltano le povertà delle persone e dove si va incontro. Ecco, dopo 500 anni noi abbiamo una copia degli apostoli in San Giovanni Elemosiniere. Oggi tocca a noi vivere questo tempo. Siamo noi destinati a vivere questo tempo che non è peggiore né migliore dei tempi di San Giovanni, dei tempi degli apostoli. Noi possiamo fare tutti i paragoni, possiamo lamentarci, possiamo dire che mai c'è stato questo tempo, ma è tutta un'interpretazione troppo soggettiva. Ogni tempo ha le sue croci e le sue gioie.
Ci sono stati tempi in cui le pandemie hanno seminato morte, molti di noi anziani ricordano ancora, le guerre hanno seminato morte, quindi non è che questo tempo sia peggiore, però c'è una certezza che in questo tempo, con tutti i suoi disagi, ecco, il Signore ha voluto che noi fossimo protagonisti, fossimo i soggetti di questa storia e vivessimo la storia, questa nostra storia, da cristiani, da santi. Perché se noi cristiani non diamo il nostro contributo a questo tempo, ma il contributo, perché le autorità, gli amministratori, i governanti daranno il loro contributo, i professionisti, i medici, gli scienziati daranno il loro contributo, ma noi come cristiani dobbiamo, ciascuno di noi deve dare il suo contributo perché questo tempo diventi un tempo santo, una storia di salvezza, perché ci sono anime che vanno salvate e il Signore ci chiede a noi di non essere di ostacolo, ma di portare il suo Vangelo. Non c'è opera di carità più grande che trasmettere la fede. Vedete, noi ci siamo lasciati un po' prendere da questa pandemia, è giusto, abbiamo avuto paura, abbiamo ancora paura del contagio e le persone più fragili sono purtroppo sono morte. E noi stasera vogliamo pregare per loro, vogliamo pregare per le povertà che ci sono qui a Casarano in conseguenza di questa pandemia. Vogliamo, ecco, in qualche modo, come sta facendo lo Stato, come fanno un po' tutte le nazioni, dare una risposta, cercare di alleviare attraverso i vaccini, attraverso le leggi, attraverso le limitazioni. Vogliamo limitare i danni di questa pandemia ed è bello vedere questa gara anche di solidarietà. C'è da inventare qualcosa, non ci sono ricette, ci siamo tutti trovati impreparati a risolvere questo problema e allora ecco una gara di solidarietà da parte del sistema sanitario, degli infermieri, delle nostre Caritas. Anche qui a Casarano so che c'è un bel centro di ascolto cittadino che si sta avviando piano piano a interpretare i bisogni e dare delle risposte. Dobbiamo vivere questo nostro tempo e diventare santi in questo tempo, con queste limitazioni, con queste difficoltà. E noi non dobbiamo dimenticare che c'è un virus, abbiamo dato anche un nome, che in qualche modo sta omologando tutto il mondo, ma forse avevamo dimenticato che c'era altri virus prima di questo, e non che intaccavano la salute del corpo, ma che hanno intaccato la salute dello spirito. È da un po' di anni che noi stiamo vivendo una secolarizzazione, un relativismo, che abbiamo estromesso Dio dalla nostra vita, abbiamo conservato solo un apparato esterno di fede, di emozioni, magari però non l'abbiamo ancora accolto nella nostra vita. E anche qui non abbiamo ancora reagito con gli anticorpi, con tutta quella, ecco, come Chiesa, come cristiani, a tamponare, a frenare la diffusione di questo virus. E adesso la pandemia ce lo sta rivelando. I ragazzi è come se fossero ormai lontani dalla Chiesa e le famiglie non accolgono più il Signore nella loro casa. Una vita, una mentalità pagana, che ha preso anche i nostri costumi. E allora ecco, stasera San Giovanni Lemosiniere, se fosse vissuto in questo tempo, cosa avrebbe fatto? Ecco, allora la festa diventa un'occasione per riflettere, per riscoprire anche la nostra identità di cristiani e anche l'identità di una città che si pregia del fatto di avere un protettore che nell'anno 1000 è arrivato qui attraverso i monaci basiliani e che l'hanno scelto proprio per quel carisma che lui aveva, l'attenzione agli altri, l'attenzione ai poveri. E da dove nasce questa attenzione? Da una relazione profonda con Gesù. Ed è bello, noi non abbiamo ricette, anche noi sacerdoti stiamo riflettendo come ripartire, come combattere questo virus spirituale che sta rovinando il cuore delle persone. Quante depressioni, quanti scoraggiamenti, quante situazioni di sofferenza spirituale, noi non ce ne stiamo accorgendo, i danni non solo della pandemia, ma anche di una vita senza Dio.
E allora noi vogliamo anche qui insieme con voi capire come ripartire. Non abbiamo soluzioni, non abbiamo ricette, però sappiamo che anche Gesù è entrato nella storia senza dei cliché, anzi ha demolito quei cliché che c'erano e ha portato una ventata di novità. La novità è evangelica. E anche noi qual è la novità che noi possiamo portare? Ecco, questa maggiore interiorizzazione, questo non vivere in periferia, non vivere in superficie, lasciare che il Signore entri nel nostro cuore, questo identificarci con Gesù, diventare sempre più simili a Lui, questo essere attenti. Non bastano creare strutture, le strutture ci vogliono, ma le strutture servono se cambia il cuore della persona, se noi cambiamo, e noi cambiamo se abbiamo una relazione che ci spinge a cambiare, se la nostra relazione con Gesù ci stimola a piacere a Lui, come Lui cerca di piacere a noi. E allora ecco, cambiano i nostri cuori, cambiano le relazioni, non si tratta di fare l'elemosina, ma si tratta di stare attenti, porgere attenzione, prendersi cura, preoccuparsi. Allora se io mi devo stare attento, non passo inosservato, cioè non mi rendo conto che anche a casa mia, accanto a me, c'è una persona che ha bisogno di un sorriso, di un incoraggiamento, ha bisogno di Dio, i miei figli, i miei nipoti. Non posso stare, ignorare la salvezza delle anime, non posso far morire delle persone senza i sacramenti, non posso accettare che le persone accanto a me o io stesso vivo con il peccato che mi rende nemico di Dio, mi raffredda l'amicizia, la serenità spirituale. Noi cristiani, pensate, il Signore si fida di noi, ha fiducia in noi nonostante i nostri limiti, e noi dobbiamo corrispondere a questa fiducia con l'entusiasmo, con la gioia, con una fede contagiosa, con convinzione. Non basta credere, ma essere santi, e io devo essere convinto. E la gioia, quando, cioè, nasce da una convinzione e si trasmette, si contagia. Vorrei continuare, mi fermo qui. Ecco, credo che davvero stasera dobbiamo ringraziare il Signore proprio perché ci sta facendo vivere un'esperienza di paradiso, dove noi davanti al Signore sentiamo tutta la nostra povertà, ma sentiamo anche questo abbraccio di amore che accende il nostro cuore di un fuoco, che è il fuoco della carità. E allora torniamo anche noi a casa con la gioia nel cuore, con un volto, perché ecco, attenzione, chiudo con questa piccola osservazione: non sarà facile convincere le persone di tornare a Dio, perché cosa volete? Quando la televisione ci parla e ci porta lontano da Dio, come potremo noi fare in modo da portare le persone a Dio? Però se noi testimonieremo, Gesù ci ha chiamato testimoni, artigiani, testimonieremo una vita bella, significativa, in qualità di cristiani, allora saremo attrattivi, saremo generativi, cioè attireremo. Chi ci vede come i primi cristiani diranno: ma perché questa persona, questo mio fratello è sereno, affronta le difficoltà con ottimismo, ma chi gli dà questa forza? Ecco, allora noi saremo testimoni con la vita e con la nostra gioia, e così sia. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre,
e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la Divina Misericordia e diciamo: ascoltaci, o Padre. Per tutte le comunità cristiane e per i loro pastori, possano crescere nell'unità dello Spirito, facendo maturare in pienezza i doni che il Signore risorto dona loro. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per gli insegnanti e gli educatori, sappiano formare quanti sono loro affidati a vivere relazioni vere e profonde, intessute di umiltà, di mitezza, di pazienza. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per gli operatori della comunicazione e dell'informazione, vivano con trasparenza e professionalità il loro servizio alla verità e alla crescita dei legami sociali. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per coloro che vivono nella povertà o nella malattia, perché grazie alla nostra disponibilità, alla condivisione e al servizio, facciano esperienza della provvidenza del Padre. Donaci, Signore, la capacità di incontrare ed accogliere, sull'esempio di San Giovanni Elemosiniere, coloro che sono soli o in qualunque modo emarginati. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per tutti noi, la nostra fede in Gesù Cristo asceso al cielo si traduca in un impegno costante e coraggioso per condurre a Lui la terra e la storia degli uomini. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Nel silenzio del nostro cuore chiediamo al Signore quelle grazie che desideriamo ottenere per la mediazione di San Giovanni. Padre, Tu hai risuscitato Gesù dai morti, lo hai costituito Signore dell'universo. Riconosci la sua voce nella nostra preghiera e dona a noi di cooperare all'avvento del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Canto d'offertorio numero 78, dove la carità è vera.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Padre, il tuo Figlio unigenito, nostro sommo sacerdote, sempre vivo, siede alla tua destra per intercedere a nostro favore. Concedi a noi di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere la tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo, Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere, santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica, consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, nella sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Lemosiniere e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa tua famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli, le nostre sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, e concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, hai detto agli Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per la tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore Gesù,
69, resta con noi. Resta con noi, Signore, resta con noi.
Preghiamo. Padre, i doni che oggi abbiamo ricevuto dal tuo altare accendano nei nostri cuori il desiderio della patria del cielo e ci conducano seguendo le sue orme là dove ci ha preceduto il nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Professore pontefice, ammirevole nell'elargire elemosine ai poveri, accogli le nostre suppliche affinché per i suoi meriti noi tuoi fedeli possiamo godere la clemenza della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. È stato bello, Eccellenza, stare insieme, ascoltare insieme la parola, condividere il pane di Cristo, specialmente sentirci impegnati insieme nella carità sotto la guida e l'esempio di San Giovanni Elemosiniere, nostro protettore.
Io la ringrazio veramente di cuore e mi associo a lei nel ringraziare tutte le persone che già ha elencato lei e io evito di perdere tempo. Anche se il mio ringraziamento diventa ancora più sentito proprio perché ho visto queste persone quanto si sono prodigate per la buona riuscita della festa nonostante tutto. E in effetti siamo nel secondo anno di pandemia e viviamo una festa particolare. Eccellenza, io non vorrei intendere questo modo di vivere la festa come una festa mutilata o ristretta. Vorrei invece, fondandomi sul fatto che questo modo di celebrare la festa è stato per noi motivo di riflessione e di discernimento, vorrei che questo modo di celebrare la festa fosse addirittura profezia, che ci fa ancora riscoprire che cosa c'è di importante nelle nostre feste religiose, che cosa invece c'è di collaterale, che magari sarà pure importante, ma certamente non fondamentale. Giustamente lei ha ricordato l'impegno di questa comunità nella carità. È stato veramente grande in tutte le parrocchie ed è stato per noi sacerdoti, o almeno per me, motivo di grande orgoglio. E questo impegno di carità ha trovato anche un suo prolungamento questa mattina nella amministrazione comunitaria del sacramento dell'unzione dei malati, perché poveri sono coloro che non hanno soldi, ma quando non si ha neppure la salute, allora siamo veramente nella miseria. E a queste 9 persone abbiamo annunciato la vicinanza, la presenza, la grazia di Dio. In quella circostanza abbiamo portato anche davanti a San Giovanni i sentimenti e le sofferenze di tutte le persone che in questo periodo non hanno potuto neppure celebrare l'unzione dei malati, come giustamente lei ricordava. Sono nella terapia intensiva, attaccati ad un respiratore. Onestamente abbiamo chiesto a San Giovanni di pensare anche a loro, di benedirli, di dare la forza per trovare una via d'uscita. Eccellenza, non voglio dilungarmi, concludo semplicemente con questo pensiero. Abbiamo vissuto questa festa nella carità. Finché la nostra fede si esprime nella carità, la nostra fede sarà feconda. Ed è per questo che noi continuiamo ad avere speranza. Grazie Don Todò, grazie di nuovo a tutti quanti voi, a coloro che ci hanno seguito attraverso la televisione. E ora voglio invocare la benedizione del Signore per intercessione di San Giovanni su ciascuno di noi, sulla nostra città di Casarano, che proprio perché abbia in San Giovanni quell'immagine che la identifica come la città della carità. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Gesù è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Gesù, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Amen. E voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Amen. E per intercessione di San Giovanni, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andiamo in pace. Amen.